orizzonti colmi di verde, la vita degli uomini strettamente intrecciata a quella della natura, lunghi e bassi filari di vigneti ingentiliti da piante di ciliegi e di olivi. Cantine silenziose, dove maturavano nel sonno vini pregiati, mentre i campanili medievali scandivano le ore canoniche. Mattutino, prima, terza, sesta, nona, vespri completorium, momenti di preghiera giornalieri davano il ritmo della vita religiosa e civile durante tutto il Medioevo e oltre. Le campane per chi nasce e chi se ne va, di mattina o di giorno, di notte, per chi prega o piange e per chi s'alza presto e sta qui, quando è l'ora per la messa del popolo mio, per le palme o perché è Natale, e poi c'è l'Assunzione, ogni santi, e l'Epifania, perché l'angelo andò a parlare a Maria per un anno che è già qua, mentre il vecchio va via. Anche in Val Veriago, oggi Valle di Negrar, i campanili e le pievi medievali della parrocchiale di San Peretto e di San Vito erano custodi del tempo, un tempo che scorreva lento come le stagioni della vita. Di certo le torri avevano una funzione civica. Testimonianza ne è una carta lapidaria sul campanile di Negrar. 64 righe scolpite nella pietra sanciscono il riscatto di una serie di servitù feudali. Una caratteristica contraddistingue oggi le tre torri. Terremoti, rimaneggiamenti e demolizioni lungo i secoli li hanno resi vedovi delle pievi. Solo a San Peretto si respira ancora quell'aria antica di comun rustico. Una stradina si inerpica su un colle tra olivi e vigneti. In uno slargo il campanile, severo nelle sue forme, domina il piccolo borgo silenzioso. Le campane risuonano ancora nella Valle di Negrar, a ricordarci una vicinanza fatta di storia e di religiosità comuni.